Casualmente riesco a recuperare il vecchio libro di Mario Soldati, è la prima edizione, e in questo viaggio del 68, fatto nel tardo autunno in Trentino, Mario Soldati incontra diversi personaggi della nostra provincia e fra questi andiamo a individuare alcune delle aziende, fra queste il Guerrieri Gonzaga. In quel periodo c'era ancora Anselmo, il papà di Carlo, il Marchese Carlo, Carlo appena laureato, comunque giovane enologo agronomo, e Soldati incontra questa azienda storica, questa azienda importante del Trentino, e questa è una delle vecchie bottiglie, qui siamo nel 71, per cui 40 anni fa. Altro incontro di Mario Soldati è Angelini, che purtroppo in quel periodo era a caccia in Slovenia, non so in quale riserva, per cui Mario ha modo di assaggiare i vini. Angelini allora era un nome importantissimo del Trentino, era un négociant, potremmo definirlo, e riusciva a proporsi con dei vini straordinari, famosissimo il suo Cabernet. Questa è un'annata 62, praticamente compie 50 anni, proprio quest'anno. Soldati arriva in città, arriva a Trento, e si innamora di questa città ordinata, pulita. Incontra Bruno Lunelli, titolare da pochi anni fra l'altro dell'azienda di Giulio Ferrari. Questa è una vecchia bottiglia degli anni 60, per cui la famiglia Lunelli aveva appena comprato, nel 58 se non erro, aveva comprato l'azienda proprio da il famoso Giulio Ferrari, il primo spumantista, uno dei primi spumantisti in Italia, che ha fatto grande il metodo classico trentino. In questo caso si sposta a Mezzocorona e Soldati arriva nell'azienda Dorigati. Nell'azienda Dorigati incontra Franco, il fratello più anziano, e vede nel giardino un giovane ragazzo e chiede chi fosse questo ragazzo. In realtà era l'enologo dell'azienda, era Carlo Dorigati. Era l'enologo, era il tuttofare, stava pulendo il piazzale con una ramazza. L'anno scorso purtroppo Carlo è mancato, per cui dopo tanti anni un caro amico se n'è andato. Mario Soldati allora l'aveva fotografato nel suo libro, e questo è un bel ricordo che rimane. Questa è una bottiglia del 64, una grandissima annata per il Teroldego, un'annata storica del secolo si dice, anche se in realtà il 2011, l'ultima scorsa, sembra sia avvicinabile a questo 64. Speriamo, perché ne abbiamo bisogno per fare onore al nostro Trentino. Castel San Michele. Logicamente Soldati arriva a San Michele perché è l'ombelico dell'enologia e della viticoltura trentina, è il punto importante di formazione, di ricerca, e Mario Soldati incontra i tre personaggi importanti dell'istituto, che sono Riccardo Zanetti, allora enologo dell'istituto stesso, della cantina dell'istituto, Franco De Francesco e Giovanni Manzoni. Purtroppo tre personaggi che non ci sono più, è rimasto il loro vino, è rimasto il loro ricordo, questo Castel San Michele che nasce nel 58, e in realtà è il primo bordolese italiano. Noi tutti conosciamo i Super Tuscan toscani, il Sassicaia, grandi prodotti, ma questi nascono negli anni 60, verso il 66 se non erro, la prima bottiglia di Sassicaia. Il Castel San Michele dell'Istituto Agrario nasce nel 58.